Lei è perfettamente in regola perché ha la mascherina. Ma da oggi è obbligatoria, lo sa. Io l'ho sempre portata, anche durante l'estate. Lei c'ha la mascherina abbassata. Devo respirare pure. Mi impanna le lenti dagli occhiali. È una cosa allucinante. Il signore? Si deve portare, si porta, non ci sono problemi. Quindi ci dobbiamo adeguare alla legge. Il pubblico è sempre contagioso, allora è giusto, per me è giusto. Lo sapevo, me l'ho lasciato in macchina, c'ha ragione. Adesso ritorno. È d'accordo? Certo. In realtà, signora, ce l'aveva dove? Sotto il mento? Adesso ce l'avevo e non me ne ero accorta. Sì, sono d'accordissimo. Sì, grazie, grazie Posso farvi una domanda? Vi vedo a voi. smascherati per una scelta precisa? No, 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 no. Diciamo che ancora ci dobbiamo abituare, ci dobbiamo riabituare ad andare sempre mascherati, anche perché siamo 12 ore al lavoro con la mascherina e quindi quando stacchi, riprendere aria è il primo pensiero che viene. Sinceramente adesso stavamo in bici, quindi non vedo la necessità di portare la mascherina, però dove c'è bisogno di mettere la mascherina non la mettiamo, giustamente, è una protezione ed è giusto che sia rispettata. Se c'è bisogno realmente, cioè nei posti dove c'è pericolo di assembramento, penso che è giusta la misura. Il sindaco ha firmato ieri l'ordinanza. Certo, non c'è molta gente in giro, però l'ordinanza c'è. Va bene. Quindi se la metterà. Sì, certo, sta qua. Penso che la mascherina sia più importante di tante altre cose, perché attraverso la mascherina riusciamo a mantenere se abbiamo i virus e non trasmetterlo agli altri. Lei come barista comunque se ne sente, immagino, tante anche di osservazioni, di lamentele o magari di apprezzamenti. Qual è l'argomento che è più di moda dentro un bar adesso? Più di moda è i Novax, che ognuno poi ha il diritto di esprimere quello che si sente dentro di sé e si deve assumere le proprie responsabilità. E i Green Pass, che sta diventando un po' pesante per tutti. Noi li controlliamo, ma se qualcuno fa il furbo e se passa un controllo, la multa lo paga pure quello che ha fatto il furbo. Quindi non so quanto vale la pena fare il furbo su queste cose. Sono convinto che la risoluzione fondamentale è il distanziamento. Il virus si trasmette per i contatti. Io sto parlando con lei a una determinata distanza, mascherino no, e quindi non ci contagiamo. Però lei la porta perché dice se mi avvicina qualcuno almeno. Io ne porto due perché non sono tanto convinto che una sola, come dire, filtri, può essere filtrante. Invece credo che la doppia mascherina, insomma, come quando mettiamo due stracci, è una mia personale convincimento. Io non faccio lo scienziato, ci mancherebbe altro, ma credo di aver individuato la formula, il distanziamento anche all'interno della famiglia. Cioè, io se vedo i miei figli, non sto a distanza di 20 centimetri. Il bacio è finito da 2 anni. Non le manca un po' l'abbraccio, il bacio? Signora, il bacio e l'abbraccio manca, ma preferisco di non mancare fisicamente per l'eternità.